Il virus negli ultimi 2 anni non è che ha perso potenza, è che chiaramente ci sono stati due fattori importanti. Primo, che tutte le due estati sono in pre degli anni passati, quella del 2020 e quella del 2021, sono coincise con la fine di misure di restrizione molto severe e quindi chiaramente avevamo un numero limitato di casi. E secondo, c'è da dire che non è tanto la temperatura quanto il fatto che le persone si incontrano più fuori all'aperto. Le varianti di Omicron sono altamente contagiose e quindi il Covid la prossima estate non perderà potenza, ma stare all'aperto ridurrà le possibilità di trasmettere il virus, ha detto il microbiologo Andrea Crisanti in diretta su Rete 8 Pronto Medicina Facile. Durante il programma curato e condotto da Paolo Castignani, il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell'Ospedale e dell'Università di Padova, ha fatto il punto sull'andamento della pandemia ed ha parlato anche della quarta dose del vaccino ai fragili, che se si ammalano possono sviluppare una malattia grave e anche mortale. Sono tutte le persone che hanno superato i 75 anni di età e tutte le persone anche più giovani che hanno una o più patologie che si sa possono aggravare il corso delle malattie. Queste patologie sono sicuramente il diabete, sono l'ipertensione e sono alterazioni del peso. È chiaro che queste tre Certo. situazioni favoriscono un decorso non buono e quindi chi sta in queste condizioni sicuramente la quarta dose deve fare. In combinazione con la quarta dose, io suggerisco di fare anche la determinazione degli anticorpi. Ora, sicuramente non si può dire se uno ha un valore di 500, 600, 300, 1000 sia protetto o meno, però nelle persone fragili, se non rispondono, cioè se sono negative nonostante la Certo. vaccinazione, queste sono persone che in qualche modo devono essere consapevoli che sono particolarmente vulnerabili. Dopo il collegamento da Padova, negli studi di Rete 8, il dottore Domenico Piccolo, specialista in dermatologia, ha parlato dell'importanza della prevenzione del melanoma, mentre il professore Achille Lococo, responsabile della chirurgia toracica della casa di cura Pierangeli di Pescara, ha spiegato come opera il gruppo interdisciplinare di cure oncologiche nella presa in carico di un paziente con un cancro al polmone ed hanno risposto entrambi anche alle domande dei telespettatori.